In ogni fede c'è grande verità, con qualche veleno che le guasta. C'è chi allora le butta, come fossero minestre avvelenate. Io no. Io tento di evidenziare il veleno per toglierlo. Il mio atteggiamento è quello di un padre nostro che cerchi di rendere buoni tutti i suoi figli e non solo il prediletto. Opera che, giudicata da ciascuno dei figli, è molto ingiusta. Essi vorrebbero un arbitro che eleggesse un vincitore in un giudizio universale. L'inferno in cui cacciare gli sconfitti ad ogni figlio di Dio sembra sacrosanto. Non è così per il Padre nostro, che dà ad ogni figlio il modo infallibile per correggersi da solo. L'anima di Dio, che ha animato un Hitler, è innocente per quell'albero seminato dall'agricoltore. Un agricoltore che non ha voluto nel campo esistesse solo la vita di Gesù e i suoi tralci, ma quelli di ebrei, musulmani, induisti, animisti, eccetera. Questi altri alberi, oltre la vita di Gesù, non debbono essere sradicati, ma risanati dei loro errori, presenti anche nei cristiani. Ma questo mio intendimento paterno si scontra con l'amore mal riposto dei vari fanatismi. È un fanatico anche il cristiano quando pone il suo credere al di sopra di quello del Padre che così ha voluto il mondo. Il cristiano esaltato vorrebbe che tutte le altre fedi fossero estirpate e vorrebbero insegnare a Dio come si debba fare, mandare all'inferno tutti gli altri. E non capisce che, così volendo, egli manda all'inferno proprio quel padre giusto che vuole fedi fraterne e non nemiche tra loro. Io, che sostengo con tutto me stesso queste ragioni del padre, quest'anno sarò fatto fuori io, già che le sostengo. Per fortuna, il mondo è sostenuto dalle mie ragioni, perché se le opposte fossero di Dio, questo mondo, minestra avvelenata, già da tempo sarebbe stata buttata nel cesso, essi compresi. Aggiungo dunque io le ragioni del padre a quelle di questi due figli che ragionano su Gesù per estirparne gli errori. Eccovi il vero in relazione al Cristo, aggiunto ai tentativi di un pastore e un rabbino. Stiamo cercando questa risposta onesta agli insegnamenti di Gesù. Il rabbino
esemplifica di un re che ha un principe amato che quando arrivano tra la gente vede amato il figlio più di se stesso. E allora sì, perché come rabbino del re a sostenere Dio re e non suo figlio. Dirà che lo stesso Gesù spronò tutti a rivolgersi al Padre nostro e non a se stesso come al suo figlio. Come credi che si senta il re? Gli rispondo io. Il re fu felice che i suoi figli festeggiassero il puro campione di tutti i figli. Se io tifo per il Milan, farò festa ai suoi campioni, che sono il Milan quando scende in campo. Il padre Milan non scende mai in campo, vi manda i suoi campioni reali. Lo sciocco credere del rabbino è simile al Milan che si sentisse posto in secondo ordine quando si fa festa a quelli che realmente scendono in campo. Ed è giusto, i campioni del Milan devono pregare il Milan di comperargli altri campioni. Essi rappresentano realmente il Milan e sono il Milan solo come i suoi reali attori che giocano le partite del Milan e non solo dei giocatori. In campo essi sono il Milan e il figlio è il padre che è disceso nel campo dei figli. Gesù disse, prima che Abramo fosse, io sono, perché tentaste di lapidarlo? Non c'è nulla oltre Dio. Nell'induismo dicono il tal uomo è Dio. Questa è idolatria. Dio è il tutto. Rispondo io al rabbino. Un uomo che è ha la stessa essenza di esistere che ha Dio. Non è questione di quantità, ma di qualità. Infatti ci sono infiniti io sono. E Dio è la essenza unica nel Padre di cotanta divina essenza che c'è anche in ogni figlio e Gesù è il campione puro dei figli che scendono in campo. Io sono chi sono, precisa che Dio è la essenza unica della sua stessa essenza che è in comunione con chiunque è un io sono. Compito unico del giocatore Gesù è di essere il campione cui tutti debbano ispirarsi. God is all. So it's idolatry.
Allora è idolatria che un uomo dica di essere Dio. Eh no, caro rabbino, è la verità del Dio che scende in campo reale e indica il suo figlio campione. Come tu stesso hai detto, il tutto non può entrare in una sua parte. E allora sceglie tra i figli colui che rappresenta il figlio in cui Dio, io mi sono compiaciuto, avendolo fatto a mia totale immagine e somiglianza. Se io Dio scrivo una storia reale in un libro, ci metterò solo la mia foto, perché quel libro non può contenere me, che sono ben più del libro. E sotto la foto della essenza pura del figlio di Dio che ho inserito nella storia, ci sarà la scritta ideale figlio di Dio. Voi ebrei vorreste impedire a Dio di entrare di persona nella storia umana, con la scusa che il tutto non può esservi contenuto? Siete forse voi a dettar legge? Voi, dico a voi relativi, potete scrivere la storia della vostra vita in cui voi di persona non potete entrarvi? Quanti libri autobiografici avete scritto? Siete mai entrati in essi con la vostra viva persona? Ebbene, quando la vita in sé non può ridursi in un suo dettaglio, si fa rappresentare. E chi vivo si descrive in una storia, ci mette le sue foto. Voi fedeli di Yahweh vorreste impedirgli nel libro scritto da lui di metterci una foto di lui? Con la scusa che egli è ben oltre e dunque una sua immagine è sempre riduttiva e dunque deve essere prima offesa e poi tolta di mezzo? Ma avete ragione quando, vedendo la sua immagine, concludete pensando: Dio non è tutto qui. Ma con la scusa che Dio non è tutto qui, voi vi impadronite del suo vigneto e ne cacciate il figlio Gesù, perché non è tutto il Padre, ma intanto è venuto in nome del Padre. Con la scusa che Dio è troppo grande per entrare nel piccolo campo delimitato, avete ucciso suo figlio come l'Abramo che doveva uccidere suo figlio Isacco. Voi vi siete fatti belli della gran fede di Abramo, che accettò, e siete stati voi ad ucciderne realmente il figlio, e non volete riconoscerlo. Insomma, non volete gli stessi meriti di Abramo. Dunque, che non tenti di entrare in questo piccolo campo, che è il nostro, nemmeno con una sua foto, è riduttiva. E allora, prima la riempiamo di sputi questa foto e poi la eliminiamo. Come ha usato il tutto di voler entrare nel nostro piccolo vigneto? E dunque avete ucciso il figlio di Abramo. Sì, proprio voi entrati in campo, come se la mia squadra del Milan non accettasse più di essere il Milan, perché il Milan è creduto troppo grande per essere solo quegli 11 giocatori. E allora essi scacciano il Milan. Da quegli 11 il Milan intero non sarebbe rappresentato. Quell'uomo, Gesù, non è infinito, ma limitato. Bella scusa per non accettare che il tutto entri in campo, e nemmeno con una sua pura fotografia, perché essa sarebbe sempre delimitata e non sarebbe mai il tutto. E così il tutto
non potrebbe aggiungere la foto di se stesso alle tante foto di loro stessi. Un tutto, poi, giudicato capace di tutto. Lei crede che Gesù osservò il sabato? Dicono che non lo fece, secondo il vostro libro, il Nuovo Testamento, ok? Mosè disse, scusami, ok, nel tempo di Mosè, interrogato il sabato raccogliendo i tronchi, e domandarono a Dio cosa dovevano fare in quei giorni, la persona sarebbe morta. Ora, in quel libro, Nuovo Testamento, che voi avete, egli raccolse spighe il giorno di sabato. E disse l'uomo Gesù, è maggiore del sabato, il sabato è fatto per l'uomo. Però egli disse che era il Signore del sabato. Benissimo, ok. Però abbiamo la Bibbia che ci dice non raccogliere piante nei giorni di sabato. E poi quest'uomo Gesù arriva a dire che invece è ok. Ora io accetto e guarda che succede. Non è necessità che credi solo per fede. Ogni giudeo ha seguito questo nella storia. Se i suoi discendenti avessero smesso di farlo, non sarebbero più giudei. Voi dite che Dio ordinò la distruzione della nostra gente. Non desidero parlare di questo. Un'altra cosa che Gesù fece fu che gli portarono un uomo paralitico. Ed egli gli disse, i tuoi peccati sono perdonati. E per questo lo chiamarono bestemmiatore. Perché? Perché un uomo non può perdonare i peccati di un altro uomo. Dio è quello che perdona i peccati della persona. Io posso dirti, i tuoi peccati sono perdonati. Che prova è? Gesù disse, infatti, è più facile dire ti sono perdonati i peccati o dire al paralitico alzati e cammina? Ebbene, disse Gesù, alzati e cammina. E quello camminò. Non è una prova, caro rabbino? Questo è il punto cruciale. Prima che Abramo nascesse, io sono. Perdonare i peccati. Maggiore del Tempio. Io sono il Padre. Perché non poteva farlo se dichiarava di essere Dio? Vivi in India per 2 anni e là dicono che devi dire sono Dio. Migliaia di persone che lo dicono. Egli, Gesù, non è l'unico che lo ha detto, ma Gesù lo ha dimostrato. Paralitico, alzati e cammina. E quegli lo fece. E noi non diciamo io sono Dio. Sì, caro rabbino. Un Dio che esiste in ogni anima ed esegue fedelmente in ciascuno gli ordini dell'unico Padre. Ognuno di noi è Dio, è un Dio che esiste e che esegue fedelmente in ciascuno di noi gli ordini dell'unico Padre. Solo Dio esiste e dunque, mentre comanda in uno, esiste obbedendogli in tutte le altre sue anime.
Noi intendiamo che Dio abbraccia tutti, incluso me. È molto differente. E intendete che Dio non è voi. Dio è tutto l'essere e non è voi. Ma chi cavolo siete allora? Avete la umiltà strana di credermi oltre tutto l'essere, come degli esseri superiori. Ah sì, è molto differente. Eh sì, è molto differente dalla umiltà di chi sa di essere solo un pezzetto di Dio, ma di Dio e non oltre Dio. Voi vi credete addirittura superiori a Dio, se non vi credete a essere nel suo stesso essere. Questi argomenti sono esistiti 2000 anni fa e sono una verità eterna. Se Dio è tutto l'essere, il vostro essere fa solo parte del suo essere, a meno di credervi parti di un essere super. E non credo che posso cambiare la tua mente e credenza. Infatti non cambia la verità. O si parte dal tutto e si crede di essere oltre, se si crede di essere altro. Non si può cambiare questa verità. Tu sei un pastore di chiesa. Hai i tuoi libri e il tuo modo di comprendere. E sei di fronte a un rabbino che non comprende che non si può essere diversi e fuori da tutto l'essere del Dio dell'essere. Quello che voglio che apprendi è di essere una persona decente. Guarda al Padre, guarda al Re, che accetti di essere nello stesso essere, che è tutto l'essere di Yahweh, anche se sei poco come essere. Questo significa essere una persona decente e non un indecente che si crede fuori dallo stesso essere divino che lo fa essere. Guarda al Padre, guarda al Re. Ma sei proprio tu che non ci guardi. Ti credi oltre il Re, credendo che il tuo essere non sia dato dall'atto reale del suo essere che ti fa essere. Vi concentrate sempre sugli esseri umani, tra cui Gesù. E no, noi ci concentriamo sul Dio dell'essere che si è mostrato in Gesù. Tu no, credi nel vitello d'oro, opera della tua mente che ti mente. Servire Gesù per servire solo gli altri. Oh no, come non capisci che Gesù è il campione di Dio che si è reso presente nella sua squadra? La tua squadra, o rabbino, è senza alcun reale campione divino presente. È tutta e solo opera cerebrale. Lo stesso vitello d'oro che vi costruisse nel deserto senza un Dio vivo e vero. Servano il Padre, servano il Re. E lo fanno perché il Re reale è vivo e vero in ogni uomo del mondo, animato dalla sua infinita anima. Da chi siete animati voi, se Dio non è in voi che vi fa essere? Dalla mente che vi mente. Servano il Padre, servano il Re. E non il vitello d'oro che servite voi, razza dalla dura cervice. Egli è l'unico, egli è il creatore di tutto. Ma non gli concedete accesso reale nel vostro piccolo campo, con la scusa che Dio è troppo grande per esservi contenuto. Io credo i suoi, di Gesù, insegnamenti sono veri, che è Dio fatto uomo. Ma come
con che forza potrebbe essere l'uomo se non grazie all'essere del Dio dell'essere che mette in campo il suo essere? Può essere un servo maggiore del suo padrone? Può un personaggio esistere se non è l'essere di chi lo crea come personaggio? Io credo che i suoi, di Gesù, insegnamenti sono veri, che Dio si è fatto uomo con il proposito di essere l'agnello pasquale sacrificato. La Torah ci dice chiaramente: nessuna persona morirà per i peccati di un altro. E la Torah parla delle anime di Dio che animano i personaggi e che sono anime immortali, mentre afferma che uno solo è di suo. Tutti gli altri sono creati, ma come personaggi e non come le anime. Un personaggio può morire, ma l'anima no. Essa è sempre anima del solo ed unico che è il Dio dell'essere, che è tutto l'essere. Ebbene, un personaggio può morire per i peccati di un altro. Vedi l'opera di un assassino. E, nello stesso modo, può vivere grazie al sacrificio di un altro. Quanti l'hanno fatto? Dunque, la Torah si sta occupando della verità delle anime di Dio e non dei personaggi. Questi fanno sempre e solo quello che il loro creatore vuole. E Dio è libero rispetto alla stessa Torah. Porta alle stelle e stronca come egli liberamente vuole, a meno che un rabbino non pretenda che la Torah comandi su Dio. Il padre non morirà per i peccati del figlio, né il figlio per i peccati del padre. Ma cosa dice? Pagheranno i padri nei figli e fino alla ennesima generazione. Non paghiamo forse tutti per il peccato originale di Adamo? Non è tutta la vita reale costruita sul mors tua vita mea? Solo un Dio che è disposto allo stesso è un Dio esemplare. La Bibbia dice questo: e tu vieni e mi dici che quest'uomo Gesù morì per i nostri peccati? Sì, era l'Isacco che il padre Abramo doveva sacrificare per i meriti di tutti. Non siete forse divenuti il popolo eletto perché Abramo fu pronto al sacrificio del figlio? E allora, caro rabbino, non mentire, avete avuto tutti meriti dalla disponibilità di Abramo a sacrificare il figlio. Un figlio solo da sacrificare per il bene e i vantaggi di tutti quanti voi. E voi l'avete sacrificato. Il vero Isacco era Gesù, uguale usa e getta, quel Gesù di un G, Giacobbe, più Esaù, senza il primato della A, in Genesi 25. Il nipote di Abramo fu un gemellaggio tra Esaù e Giacobbe. Esaù senza il primato della A è Esù, e col primato di G davanti è proprio Gesù. Gesù dunque è in suo padre proprio l'Isacco da sacrificare, e sacrificando il figlio sacrifichi il padre Isacco. Il sacco usa e getta, us e g, uguale Gesù nella sua lettura trascendente che Dio creatore ci mostra. La pietra scartata dai costruttori che è divenuta testata d'angolo. Questo contraddice la Torah. Una Torah che è serva di Dio e non che comanda su Dio. Ci mancherebbe un servo maggiore del suo padrone. E Dio manda suo figlio come un figlio dell'uomo e libera l'uomo dalla legge. Essa è fatta per l'uomo. L'altra cosa egli disse della scrittura fu che in lui le
le persone cercano la vita eterna. Egli diceva questo perché la scrittura parlava di lui personalmente. E io lo confermo. In Genesi 25 e 38, attraverso due gemellaggi, è preannunciato proprio il nome di Gesù. E Gesù, che vive in lui grazie al padre Isacco, è in funzione paterna di Isacco. In Genesi 25 due grandi popoli sono in grembo a Rebecca e il maggiore servirà il minore. Mentre G più Esù dà il nome italiano di Gesù, il 25 dicembre, Natale di Gesù, vide servo il Dio Ra romano, che celebrato nel sole invitto del Dio Saturno dei Romani, cedette la festa al Natale di Gesù. In Genesi 38 la mamma Tamar è l'antefatto di Maria, con la T della croce al posto della I del romano nome di Jesus. Infatti non ha marito, ne ha avuti in vano due, e coinvolge il padre loro vivente, come Maria coinvolta dallo Spirito Santo divino per generare Gesù. I due gemelli del capitolo 38 sono la luce anche in fisica. 38 per 38 è uguale a 1444. Sono i 1440 minuti primi in un giorno, che si abbassano a essere misurati nei secondi, e ogni 4 anni un giorno in più, essendo 38 per 38 uguale a 1440 più 4, come 125 del libro 1:25 è 5 per 5 per 5, così nel capitolo 25 ci sono 5 dita che collegano due gemelli in un unico trinitario DNA. Come 138 è il libro 1:38, così 138 è l'energia in joule del calore nei gradi Kelvin, nella costante di Boltzmann. All'interno della Trinità, a dimensione 300 milioni di metri, uguale al rapporto tra 299.792.458, rispetto a quelli mancanti, perché sono uguagliati a un secondo e sono 207.542 metri, il rapporto tra lo spazio di 299.792.458 metri e un secondo, che corrisponde a 207.542 metri, fa sì che per ciascuna unità di quelle 207.542 c'è un numeratore pari a 1444, ed è il 38 per 38 dei due gemelli del 38. Non potrete più nascondere tutte queste verità della presenza della Genesi divina, di chi comanda tutto e davvero, nel libro 1 della Torah. Il nome di Gesù e il suo Natale a due sono descritti con estrema precisione in Genesi 25 e Genesi 38. Egli diceva questo perché la scrittura parlava di lui personalmente. Sì, ripeto, in Genesi 25 e in Genesi 38 G più Esù dà Gesù, Zerach più Perez danno uniti CHPOXP Cristo, e due letture simmetriche da sinistra e da destra di uno stesso Zer, che è il valore zero divino in questo mondo, onnipotente, e riduce a Zer ogni grande numero, così come avrebbe detto Maria Santissima, che abbatte i potenti.
e pertanto in lui è la vita eterna. Ok, permettimi, affinché non abbiamo problemi, ti faccio un esempio. Abbiamo il profeta Malaik. Voi lo chiamate Malachia. È un profeta affidabile. Mai affidabile quanto Gesù, capace di resuscitarsi anche dopo morto, dopo di avere risuscitato Lazzaro e tutti lo vedeste. È un profeta affidabile. Ed egli dice: Elia verrà poco prima del Messia. Ed egli porterà pace tra il figlio e il padre, e viceversa. E nel tuo libro, Nuovo Testamento, Giosuè, Gesù, dice che non è venuto a portare pace tra padre e figlio, bensì guerra. Luca, capitolo 12, versetti 51-53. E mi chiedi che creda in lui o nel profeta? Oh, povero rabbino, che ti chiedi a chi devi credere, se a Malachia o al manifesto padrone della vita. E solo perché ci sono teste dalla dura cervice come la tua, sempre pronte a uccidere i profeti. Il profeta dice che il Messia viene e porta pace. E come? Se i padri sono come te, padri rabbini che seguitano a uccidere chi è profeta, poveri figli ebrei, se osano contraddirti. Però egli, Gesù, in modo specifico dice che viene a portare guerra. Sì, contro i soliti circoncisi nel pene, dalla dura testa di circoncisi. Bella alleanza, bel segno dell'alleanza, di circoncisi nella testa del pene. Però egli, Gesù, in modo specifico dice che viene a portare la guerra. E ci mancherebbe che non vi facesse guerra. Avete sempre ucciso i profeti come eterne teste di circoncisi. Che devo fare? Rifiutare la Torah e la Bibbia, la vita? Essendo immagine di Dio, certo Gesù comanda sulla stessa Torah e con pieno diritto. Quanta incoscienza! Cosa dovrebbe fare il Messia più di quanto ha fatto Gesù? Lo avete ucciso perché un Dio non ha accesso al suo disegno. Dite che non può esservi contenuto, nemmeno come una fotografia in cui Dio si riconoscesse, non essendo di certo quella fotografia. E sapete perché? Perché voi, teste di circoncisi, non vi credete essere puri personaggi, tutti in fotografia. Voi vi giudicate viventi e non personaggi di un divino disegno. Al punto che, se Dio vuole entrarvi, deve esservi contenuto egli pure come un disegno. Voi, teste di circoncisi, attendete un Messia impossibile, reso impossibile da voi, e poi dite che lo aspettate, anche ora. E vi dimostro che non lo aspettate. Vi dico che sono io il Messia, il Roma no, di chi si oppone a Roma. E porto a mio supporto gli stessi capitoli del libro 1:25-38, io nato nel mese gennaio 25-38. In Genesi 25, mentre si ricava il nome Gesù per uno dei due gemelli, per l'altro viene il Luigi Amodeo, nell'essere di me, di mio padre, Luigi Amodeo. Gli estremi già di Giacobbe sono di Luigi Amodeo, e Edom e Modè. In me il ra romano, in romana Modeo, ha ceduto il 25 dicembre a Gesù, e il pop romano è il
papà di Romano, Luigi Amodeo. In Genesi 38 il padre Giuda ha gli stessi estremi di mio padre e la mamma Tamar ha quelli di mia madre, Baratta Mariannina. I suoi sposi morti erano Er-Onan, e lo dicono, Er-Roman. Io sono una coppia di morti, Er e Onan, come un personaggio in foto che è vivo solo in Dio Padre. Quando lo sostituisce genera Hiro in 2.0. Io Romano sono l'Emanuele uguale a Man, a un uomo in foto, e sono Israele in chi è Ra. In me è l'Armageddon della lotta di Giacobbe contro Dio, per cui fu chiamato Israele. Uguale a E per il mondo, Romano Amodeo, l'ele di Elohim, di Allah. Io ho ribaltato la dinamica creduta vera in tutto il mondo, perché più uno per meno uno fa meno uno. No è come il sì del no e no del sì. Se vi siete scandalizzati che il figlio perdonasse i peccati, la verità paterna nella foto di me morto lo annienta, perché porta tutti a essere bambini prima di entrare nel padre attraverso ogni coppia di genitori. E questa è una verità incontestabile. Vediamo realmente arrivare la morte perché lo spirito va verso l'origine divina, ma è una morte falsa, è una nascita. Ebbene, caro rabbino, se fosse vero che tu attendi il Messia, faresti i controlli su di me, ma non li farai perché tu non ti aspetti un Messia, se non come lo credi tu nella tua testa di circonciso. Reagirai con me come fecero con Gesù, ti straccerai le vesti e i musulmani che ancora non hanno ucciso il loro Muhammad il 22 dicembre lo uccideranno uccidendo me. Io sono R uguale 16, ove un messia è il 16 trasceso nel 61, uno più le lettere di messia, sono questi valori, i numeri 1 più 11 per la M, 5 per la E, 17 per la S, 17 per la S, 9 per la I e 1 per la A, uguale 61. La lettura trascendente di R, il 16, laddove R è proprio quel marito morto di Tamar di Genesi 38. Io, nato nel gennaio del 38. Bene, quale è la sua posizione sul Messia? Lo state aspettando? In ogni momento speriamo che venga ora, adesso. Sono venuto. Vediamo se ci credi. Se ci credessi, controlleresti. Tu credi solo nel vitello d'oro, da buon testa di circonciso, e non offenderti. Dio l'ha posto a sigillo per chi ha ucciso il figlio. E quando venga il tempo sarà una grande piazza del mondo. No, 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 sarete stati tutti spiazzati nel mondo. Attendevate un Dio spaccamonti e arriva invece un Hiro che è uno Zerak. Però adesso non abbiamo tempio, non c'è pace, per questo sappiamo che non è venuto. E sapete molto, ma molto male. Siete già stati tutti convertiti nel corpo e nella mente per una dinamica che io vi ho dimostrata essere in totale annientamento della vostra realtà. Ma satanicamente potete opporvi come sempre con le vostre teste di dura cervice e credere vero il falso. Solo imbecilli non si accorgono della portata divina delle novità di questo Messia. Però adesso non abbiamo tempio, non c'è pace, per questo sappiamo che non è venuto. Dice che non abbiamo tempio, ti empio, che non abbiamo un empio messo sulla croce. Oh, lo avete. Avete da Aton uno sulla croce, da quell'Egitto da cui ho tratto mio figlio, dice il profeta Osea in 11.1. Allora il problema è che Gesù non liberò Israele dai Romani. Questo è solo un piccolo problema, che il Messia in me romano ha superato con il mio Roma no, ma Amor, Amadeo Romano.
Questo è solo un piccolo problema. Egli non portò pace nel mondo, non portò il Tempio. Nel 70 il padre ve lo abbatté il Tempio con quel Tito del Calvario delle due croci con in mezzo Gesù, Tito, poi delizia del genere umano per la T davanti al Tempio. Tempio vale proprio 70. Voi avete abbattuto il Tempio nel 70 d.C. e come era giusto non lo avrete. E che accadrebbe se lo facesse nel futuro? No, non lo farà nel futuro. Il vero futuro è il passato, e nel passato avete abbattuto il Tempio sulla croce. E che accadrebbe? Ok, sai una cosa? Ti provo che sono io il Messia. Farò qualunque segno che chiedi. Chiedimelo, su, chiedimelo solamente. Andiamo, scegliamone una. Vediamo, il Tempio è distrutto, rifallo in 3 giorni. Ok, lo farò la prossima volta che vieni. Questa la dimostrazione data dal rabbino, dimostrazione da testa di circonciso. Quella che invece gli ho dato io dimostra che ho convertito l'universo, che riportando tutto al principio annullo i peccati e riporto Satana a essere l'angelo Lucifero, un angelo. Che in Genesi 25:38 ci sono tutti i segni di una nascita gemellare di Gesù e uno che è una pura foto del divino Padre Celeste, che ha solo lui in lui il potere di dare la vita. In questo mondo ci sono tutti e sono tutti personaggi. Dio ha voluto mettere la foto di Gesù e del suo personaggio di Padre e Spirito Santo in uno zer, in una nullità, in un puro sacco contenitore italiano. Il sacco da togliere di mezzo a favore del contenuto infinito e totale, divino. Al posto di quell'isacco, Dio fece sacrificare un ariete, un ariete, Amadeo Romano, Jesus, Emanuele, croce. Ok, lo farò la prossima volta. Visto? Visto? Già, visto? Visto? Sì. Quello che desideriamo è la rivelazione della presenza di Dio. Eccotela. Dio lo trovi presente in te come il fondamento del tuo stesso essere. Tu sei un puro personaggio della divina fantasia creatrice e sei solo perché Dio è in te il tuo animatore essenziale. Non credere più nel vitello d'oro, ossia nel Dio che tu crei nel mentre tu sei creato, attimo dopo attimo. Quello che desideriamo è la rivelazione della presenza di Dio. Per questo siamo qui, per vedere Dio ora, ora stesso. Per favore Dio, invia il Tempio, invia il Messia. Dio l'ha già fatto. E tra 84 giorni saranno i musulmani a farlo fuori per le stesse vostre accuse contro un empio e ne farete il tempio vivente di una divina mano con 2 condanne mortali, una sola in arrivo e 3 mortificazioni cattoliche già date. Per favore Dio, invia il tempio, invia il Messia. Sì, il Tempio ve l'ha già inviato, manca solo la T che venga dall'Islam. Per favore, porta pace. La pace in questo mondo, a termine, sarebbe la guerra eterna nell'altro, che non ha alcun termine. Non sapete proprio cosa chiedete. Io voglio pace nel mondo. In questo mondo che finisce, la pace sarebbe la guerra eterna in quello che non più finisce. Mondo e altro mondo sono uguali e contrari. Brutto e infernale a termine questo per una infinita vittoria nel Dio del bene
in quell'altro. Voi vorreste avere tutto, ma vi dovrete decidere a usare questo che finisce, per investire solo per quello. La croce ora, per l'infinita vittoria su di essa, ma solo nell'eterno paradiso, in cui potrete essere chi vorrete, chiunque, persino Gesù Cristo. Questa vita è un progetto che a determinate condizioni è nuovamente vivibile. Dovete prima salvare il vostro io, idealizzando il bene giusto per voi, e poi lo avrete eternamente nel prossimo vostro come veramente voi stessi. Forse io non sarò qui ancora a lungo. Io voglio vedere Dio, voglio vedere la sua presenza, eccotela. Dio Padre e Figlio, nel personaggio che hanno assunto, ma si tratta solo di un avatar, caro rabbino. Dio ti ha accontentato mostrandoti il suo avatar, ma tu non ci crederai. Ho faticato a scorgerlo io pure, pensando ad un classico potente e non allo zero di uno Zerak, che è il vero potente trascendente, ogni numero del mondo reale. Io voglio vedere a Dio, voglio vedere la sua presenza. Servono al Padre, servono al Re, servono, e lo servono solo coloro che lo servono dove è vivo e vero, nei fratelli del cielo reale e non nei cieli del vostro fantastico di Teodoro. Servono al Padre, servono a Dio. Che abbia una buona vita, Joel. Che possiate entrambi togliere tutti gli errori oggi presenti in una pur grande fede in Dio.